Con il presente filmato intendo dare una breve dimostrazione del funzionamento del DRM, Digital Radio Mondiale. A tal fine è necessario disporre di un ricevitore HF, che nella mia stazione sicuramente non manca, ma dal quale è necessario prelevare il segnale a 12 kHz, che verrà successivamente convertito dall'apposito software DRM. Nel mio caso, la scheda per prelevare il segnale è stata inserita all'interno dello Yaesu 857D e quindi autoalimentata. Per il lato computer, quindi per la decodifica del segnale digitale, è necessario scaricare da internet l'apposito software, appunto DRM. Dream, l'apposito software Dream che consente la decodifica, che in questo momento vado ad avviare. La particolarità di questo software è che consente, se il computer è connesso a internet, di avere un elenco delle stazioni che in questo momento stanno trasmettendo in DRM, stazioni che possono essere ordinate per nome, per tempo UTC di trasmissione in base alla frequenza, oppure c'è un target che identifica il paese, l'area di copertura dove queste stazioni sono ascoltabili, la potenza di trasmissione. Ad esempio, in questo momento la radio che ha maggior potenza con 240 kW è la RTL Radio del Lussemburgo, il sito da dove le medesime radio trasmettono, la lingua e la periodicità della trasmissione medesima. Inoltre, in basso, con degli appositi filtri, è possibile fare ulteriori selezioni a piacimento. Avviato il software DRM, il medesimo incomincia una scansione delle frequenze audio per vedere se è possibile convertire e decodificare qualche segnale. Ecco che quindi dallo Yaesu 857 ho l'ingresso del segnale a 12 kHz e accendo la radio, è già preventivamente sintonizzata a 9545 kHz, e questo è diciamo, il fruscio classico messa in USB che si ascolta. Il fruscio che si ascolta del segnale DRM, il fruscio digitale. Quindi il software DRM e il software Dream, in questo caso, si mette immediatamente al lavoro e arrivano delle prime informazioni, cioè che si tratta della BBC Deutschland, che è in lingua inglese, che in questo caso è la trasmissione stereofonica. Nonché compare una finestrella con vari messaggi di informazioni. Altra cosa molto interessante, nelle varie portanti e sottoportanti viene trasmesso, in questo caso specifico, un mini sito internet che è possibile sfogliare con ulteriori informazioni. Ecco. Adesso devono essere caricate con qualche minuto di tempo. Quindi il software Dream, una volta ricevuto il segnale, si mette al lavoro, decodifica e questo è quello che si ascolta. Exhibition featuring badges, pins, QSL cards, pens, etc., supplied by various national and international radio stations. And we look forward to hearing all about your celebrations in the near future. Congratulations on 9 years of running the Premetto che la qualità dell'ascolto digitale è quasi paragonabile alla qualità di un CD audio. Ulteriori particolarità del software, oltre alla visualizzazione delle stazioni, è quella di vedere la qualità del segnale ricevuto. Infatti, tramite apposita finestra di selezione, è possibile vedere lo spettro del segnale ricevuto con diverse visualizzazioni ed interpolazioni. The club's farm is progressing. Maize on the farm has been harvested and is being dried for storage. The cassava sticks are growing nicely. Members engaged themselves in a table tennis competition with some local clubs, and we were incidentally the last.
Well, I'm sure you took that in the true spirit of sportsmanship, Thomas Lovelacecombe. The main thing is to take part. You inform me that your participation in inquiry and listening quizzes is good. Ovviamente ognuno di questi diagrammi fornisce informazioni diverse sulle quali non mi trattengo. So that everybody has the chance to express his or her opinion. And we commend you and your club members and wish you continued successful club activities in 2009. Thank you. E poi uno storico di tutte le attività, diciamo, fino a questo momento svolta dal software. Ecco, nel frattempo è arrivato probabilmente il sito internet, ma non ci sono ulteriori pagine di informazioni. Once again, we look forward to receiving details. All the best to your fellow members. And now some comments from Steve. Questo è di nuovo l'elenco delle stazioni che può essere aggiornato, ma non solo, consente, se si ha una connessione CAT con la radio, una sintonia immediata della medesima radio. Nel mio caso ho prememorizzato tutte le frequenze. And so do we, Steve Allen. Thanks for your email and your quiz entry, which of course has been passed on. Ibrahim Bhutta, president of the Dawn Global Listeners Club in Muzaffargarh, Pakistan, sent in this message. My club members and I listen to Deutsche Welle regularly via shortwave and sometimes online. I have been listening to Deutsche Welle for almost 10 years. Altra cosa molto interessante è che è possibile non solo salvare la trasmissione che si sta ascoltando come un audio, ma addirittura è possibile creare un file di log. Questo file di log diciamo riporta la qualità della portante che si sta ascoltando, con tutte le varie sottoportanti di cui è composto il segnale DRM, ed è possibile spedire il file di log alla stazione e quindi che si ascolta come conferma del come rapporto di ricezione e quindi dare la possibilità alle radio che trasmettono in DRM di sapere esattamente la qualità del segnale che viene ricevuto nelle varie parti del mondo. Infatti, in un altro quadro è possibile inserire la propria latitudine e longitudine in cui ci si trova in questo istante. E questo è tutto. Il DRM speriamo prenda piede, è veramente molto interessante. Esistono anche dei ricevitori dedicati, quindi non è necessario attivare il personal computer e avere una radio HF per riceverla. Ma esistono ricevitori che già decodificano, come l'Himalaya 2009, il segnale DRM. Grazie.